1922, circuito di Brooklands, in Inghilterra. Tra le vetture al via ce n'era una che aveva fatto la storia 14 anni prima, la Fiat SV4, che guidata da Felice Nazzaro superò per prima i 200 km orari proprio sul tracciato inglese. Ora, a guidarla non c'era più Nazzaro, ma il canadese John Francis Duff, che dopo aver corso su un'altra Fiat, la S61, aveva trovato in quel bolide del 1908 un'auto più potente per gareggiare. Duff aveva stravolto la SV4, alleggerendola e modificando il motore. Probabilmente un ritocco troppo esasperato, dato che uno dei due blocchi di cilindri, durante la gara, esplose, facendo volare pezzi metallici e parti del cofano su tutta la pista. Duff, salvo per miracolo, decise che ne aveva abbastanza della Fiat SV4 e diresse il suo interesse verso la Bentley, mentre quel che rimaneva dell'auto fu acquistato da Sir Ernest Eldridge. Eldridge era un pilota e nobile londinese, un personaggio emblematico di cos'era l'automobilismo dei primi anni venti. Correva con un Isotta Fraschini del 1907, che aveva personalmente modificato, sostituendo il motore originale, con uno aeronautico, un Isotta Maybach da 20.500 cc. Quando mise le mani sull'SP4, aveva un'unica idea in mente: battere il record del mondo di velocità, un primato che in quegli anni di ripartenza, dopo la Prima Guerra Mondiale, era diventato quasi un'ossessione per piloti e case automobilistiche, che lo vedevano come un'eccellente pubblicità. Per raggiungere l'obiettivo, Eldridge sostituì il motore con un Fiat a 12 bis, un 6 cilindri d'aeroplano che di solito veniva montato su biplani da ricognizione o bombardieri come il Caproni CA-46. Dal momento che lo spazio non era sufficiente, il telaio fu allungato usando parti di un autobus londinese, mentre la potenza fu portata dai 260 cavalli originali a 320. Le soluzioni tecniche adottate da Eldridge erano a dir poco estreme. La più pericolosa era senza dubbio la bombola d'ossigeno che, un cenno dell'eccentrico pilota che andava oltretutto compreso in mezzo al caos della corsa, il meccanico che lo accompagnava, John Ames, avrebbe dovuto aprire, con non pochi rischi di saltare in aria, per aumentare la combustione. Il 6 luglio 1924 l'auto, in livrea nera, era pronta alla sfida. Teatro, la stretta Route d'Orléans ad Arpajon, vicino Parigi. Ma la Fiat non era sola. A contendere il titolo di auto e uomo alla guida più veloce del pianeta c'era infatti anche la Delage La Torpille a 12 cilindri del francese René Thomas. La gara era semplice. Le due auto in lizza avrebbero dovuto percorrere un chilometro lungo la strada per poi invertire la rotta e tornare indietro. Guidare il mostro di Eldridge, però, era impresa da autentici eroi. Il motore aeronautico ruggiva, mentre fiamme e boati uscivano come in un quadro futurista dagli scarichi aperti, un vero e proprio inferno in movimento. È da questo che nacque il nome che avrebbe accompagnato fino ad oggi quel bolide, Mefistofele. Frenare la marcia della Mefistofele era quasi impossibile. Per alleggerire l'auto, infatti, i freni anteriori erano stati tolti, mentre quelli posteriori erano inefficaci per la stazza della vettura e la sua velocità. Quel che è certo è che la Mefistofele andava veloce. Eldridge e Ames, con addosso come uniche protezioni cappelli e maglioni di lana, tagliarono al traguardo all'incredibile velocità di 234,98 km/h, quasi 20 km all'ora in più del record precedente, fissato a Brooklands nel 1922, dalla Sunbeam Bluebird di Kenneth Guinness. Il primato, però, durò pochissimo. Thomas, infatti, contestò il fatto che, al contrario di quanto richiedeva il regolamento, la Fiat non aveva la retromarcia. Il record così fu invalidato e Thomas, con i suoi 230,64 km/h di velocità massima, tornò trionfante a Parigi e parcheggiò l'auto da record nello showroom della Delage sugli Champs-Élysées. Eldridge, però, non si era dato certo per vinto. In sei giorni approntò un dispositivo di retromarcia e riportò la Mefistofele in Route d'Orléans. Raggiunse nuovamente i 234,9 km/h, questa volta regolarmente, correndo poi fino agli Champs-Élysées, dove parcheggiò la sua Fiat davanti allo showroom della Delage e sbandierò in faccia a René Thomas il suo nuovo primato. Eldridge vendette l'auto nel 1926. Oggi, un lungo restauro, fa parte della collezione del centro storico Fiat, riverniciata dall'originale nero al rosso corsa delle auto da competizione italiane. È la testimonianza di un'epoca automobilistica sregolata, dove ogni soluzione valeva per ottenere un record. Un giornalista francese la descrisse come una visione terrificante piovuta dal passato, che serpeggiando da un lato della strada all'altro poteva essere governata solo da un pilota con una considerevole forza fisica. Il primato della Mefistofele durò poco. Nel settembre, infatti, le fu soffiato dalla già primatista Sunbeam Bluebird. Eldridge, però, fu l'ultimo a siglare il record di velocità terrestre su una strada aperta al pubblico, quella Route d'Orléans ad Arpajon, che a sua volta avrebbe fatto il suo tempo. Oggi, infatti, al posto della stretta via alberata, teatro della sfida, corre una superstrada